Ciao ragazzi, vi faccio vedere oggi un What I Ate in a Day, so che li amate tantissimo, noi purtroppo non ne abbiamo potuti pubblicare molti in questi giorni, però recuperiamo subito quello di oggi, il numero 7, è un What I Ate in a Day super autunnale, siamo in pieno periodo autunnale, siamo ad ottobre, quindi utilizzeremo tante mele, spero che vi piacciono come piacciono a noi. Iniziamo questa bella giornata autunnale con una torta davvero fantastica. Abbiamo fatto questa torta di mele, l'impasto del plum cake, quindi comunque adesso vedrete brevemente come l'ho fatta. Ma insomma, se avete fatto quel plum cake, sapete di che cosa parlo, era davvero buonissima, una di quelle cose che quando mangiate la mattina vi cambia totalmente la giornata. Iniziamo quindi tagliando le mele, non le andiamo a fare a pezzetti, ma le andiamo a tenere a quarti e vado a incidere la superficie con il coltello, faccio semplicemente dei tagli. Questo che vedete è il plum cake al limone, l'impasto del plum cake al limone, come vi dicevo. Di diverso c'è soltanto l'assenza dei semi di papavero, non abbiamo messo neanche il limone, abbiamo tenuto l'impasto al naturale e abbiamo messo un po' meno zucchero perché comunque andavamo a mettere molta marmellata, quindi avevamo paura che veniva un po' troppo dolce. Dopo aver messo a cucchiaiate la nostra marmellata, andiamo ad affogarci dentro le mele. E già così è una cosa proprio golosa golosa. Di tutto quanto troverete la ricetta nella descrizione sia del plum cake che della marmellata. E una volta sfornata, questo è il risultato, era davvero bellissima. Già che c'ero, ho provato questo tè, quello della Yogi Tea, Yogi Tea, non so bene come si pronunci, ed era quello al cioccolato speziato. Il profumo era davvero buonissimo perché sapeva molto di cacao, però era anche molto speziato, non me l'aspettavo, sembrava che c'era il peperoncino dentro. Non so se voi l'avete provato, anzi, magari se mi volete consigliare qualche tè, qualche infuso molto buono che vi è piaciuto particolarmente, scrivetelo nei commenti. E possiamo passare alla merenda, semplicissima, restiamo sempre in tema mele. Ho fatto merenda con una mela, non avevo molte cose in frigo, poi mi andava qualcosa di leggero e fresco. Dato che questa giornata ho dovuto mangiare fuori, abbiamo approfittato e ho filmato il pranzo da asporto, dato che è una delle richieste che ci fate più spesso. Vi faccio vedere come è stato preparato. Prima cosa sono andata a cuocere la zucca, l'ho fatta semplicemente a fette, non troppo spesse, mezzo centimetro circa, e ho tenuto la buccia. Le ho disposte tutte quante su una placca da forno rivestita con un foglio di carta forno. Ho aggiunto un goccino di olio, che poi ho spalmato bene con le mani. Ma se volete fare una cosina un po' più light potete anche non metterlo, l'olio vi viene lo stesso molto buona. Poi vado a mettere un pochino di sale e un pochino di erbe aromatiche, quindi davvero facilissima. E vado a mettere in forno, forno bello caldo, circa 180 gradi. Poi mi sono andata a cuocere un pochino di quinoa, nel classico dei modi una porzione di quinoa, qui la sto semplicemente sciacquando, con 3-4 porzioni di acqua. Questo è il risultato dopo circa mezz'ora, 20 minuti di cottura della zucca, era buonissima. E adesso posso andare a comporre la mia scatolina del pranzo, questo sembra un piccolo bento box. Che carini che sono i bento box, molto più belli del mio bento box, quelle sono davvero piccole opere d'arte, però insomma ci ho provato. Mi vado a troccolare, quindi a ridurre a julienne, una carota rossa, viola, anzi questa sembra più nera, più che viola, e la vado a condire con un pochino di olio e un pochino d'aceto. Metto un pochino di mandorle, quelle a listarelle, e praticamente il mio pranzo è pronto, era delizioso. E siamo giunti all'ora della merenda, anche in questo caso come nello spuntino mattutino ho scelto un po' di frutta e questi sono stati i primi fichi d'India di quest'anno che ho mangiato, erano buonissimi. E per cena chiudiamo in bellezza, abbiamo fatto la pizza del cavolo, famosissimo piatto delizioso, nutriente, che non avevamo stranamente mai fatto sul canale, quindi approfittiamo in questo What I Ate in a Day, ma magari se volete una ricetta un po' più completa ne faremo una dedicata soltanto alla pizza del cavolo. Guardate che bella che era.
per prepararla abbiamo frullato il nostro cavolo, ho evitato di mettere il gambo e una volta ridotto in poltiglia lo vado a condire con un pochino di olio e un po' di erbe aromatiche. Era un po' dubbiosa se fare la versione vegan o vegetariana, quindi che cosa ho fatto? Le ho fatte tutte e due. Mi vado a dividere per questo motivo l'impasto in due ciotole e vado a fare due belle pizze. Iniziamo con la versione vegetariana, aggiungo un uovo, un pochino di formaggio grattugiato, impasto bene e per finire vado a mettere un pochino di farina integrale. Quella vegan invece avrei dovuto fare una sorta di purè, ma non ne avevo assolutamente voglia, era un po' tardi e avevo molta fame, quindi ho sbucciato le patate e le ho frullate come ho fatto per il cavolo. Poi vado a mettere questo impasto per i falafel, è un preparato di questa marca, questo l'abbiamo preso da Vegano Bio, di questa marca avevamo utilizzato anche i fiocchi di cereali, è una marca che devo dire mi piace molto, e questo impasto per i falafel, questo preparato anzi, è profumatissimo, se vi piacciono gli odori come aglio, curry, di sicuro vi farà impazzire. Aggiungo anche un goccino di salsa di soia e impasto. Devo dire che la versione della pizza di cavolo vegan mi è piaciuta di più perché era molto più saporita di quell'altra, comunque tutte e due molto buone. E dopo averla spalmata sulla teglia con un po' di carta forno vado ad infornare. Intanto che le pizze cuociono possiamo preparare il condimento, io avevo soltanto i pelati in casa quindi li spezzetto bene, aggiungo un pochino di sale e olio, origano, mescolo bene. E dopo mezz'ora circa di cottura vado a spalmare la salsina sulla superficie della pizza, di entrambe le pizze. Quella vegan la vado a condire soltanto con un pochino di mais e due carciofini, ma purtroppo non avevo cose più buone. Ma secondo me con la mozzarella di riso o un altro formaggio vegan viene davvero buonissima. Invece per quella vegetariana, oltre a mettere la salsa di pomodoro, vado a mettere un pochino di formaggio, anche in questo caso quello grattugiato. Rimettiamo in forno per 15 minuti e questo è il risultato. Devo dire che era una vera bomba, erano buonissime entrambe le pizze. Io spero tanto che vi sia piaciuto, come sempre mettete un mi piace e magari condividete il video, lasciateci un commento così ne arriveranno sicuramente altri. Ciao!